Oggi parliamo di come nella parlata dialettale sannicandrese sono chiamati i nomi dei non sannicandresi, di come sono cioè chiamati i frustir. Ufrustir, detto anche furestk, è generalmente un forestiero connazionale italiano, mentre il non italiano quasi sempre viene identificato con il paese di provenienza, un americano, un francese, un inglese, un tedesco e così via. Quando si dice invece un frustiero, è sì un forestiero, ma è sempre normalmente un connazionale, un italiano, che può venire dal nord Italia, da Capadaut, come si dice, quindi viene da Capadaut, viene dal nord, oppure viene da Bash, che è, come dire, a Bassa Italia, dall'Italia meridionale. Per cui, un modo di dire, ce n'è iut capadaut, significa che è emigrato a nord, che se n'è andato in Alt Italia, è andato a lavorare al nord. Mentre è calato a Bash significa è sceso al sud, è sceso dalle nostre parti, appunto. Da non confondere Abash ovviamente con Capabash. Prendere un Capabash non significa prendere la strada verso il sud, ma prendere un Capabash non significa prendere la strada verso l'Italia meridionale o prendere una discesa, significa prendere una brutta piega, andare verso il fallimento, insomma, verso situazioni sicuramente indesiderate. Quindi stai in the debt. Ormai ha pigliato un capabash, è caduto in bassa fortuna, come dire, è uno pieno di debiti, sta andando in rovina e ormai, come dire, ha preso una brutta china. Ritornando ai frustir di casa nostra, ovviamente quelli un po' più vicini, così italiani, ovviamente troviamo un sardagnolo, un calabrese, un bruzzese, bello è stato un bruzzese poi si distingue da un bruzzasacci, chissà perché, un bruzzese normalmente l'abruzzese normale, un bruzzasacci invece assume un, come dire, un aspetto vagamente dispregiativo, come dire, non è proprio un abruzzese per bene. Interessante è un genuese, si usa quasi sempre al femminile, ma non si identifica una genovese a genuesa, no, normalmente si identifica anche goccia genuesa, che è un tipo di zucca molto grande, che appunto assume il nome di goccia genuesa. E muovendoci più nel nostro circondario, ovviamente, troviamo un cagliarese, un carpanese, un tarramaggiurese, un lesinar. Guai a farsi sentire da un abitante di Lesina dire voi lesinari, insomma è considerato offensivo. Loro preferiscono essere chiamati giustamente lesinesi e non lesinar. Lesinar non suona bene, insomma. Un prugiunese, un sandmarchese, un tarranuese, non sono molti i più giovani che sanno magari che un tarranuese non è l'abitante di Terranova, ma è l'abitante di Poggio Imperiale, che è anche noto, diciamo così, questo comune a noi vicini come Terranova, in realtà è Poggio Imperiale, per cui spesso noi diciamo tarranuese anziché dire il Poggio Imperialese. Ognuno ovviamente si esprime nel proprio dialetto, si esprime nel proprio idioma e a volte insomma è abbastanza facile da comprendere, altre volte invece
è addirittura incomprensibile. Tipica, per esempio, l'espressione di quando noi non comprendiamo una lingua, un idioma particolare, diciamo che... Quindi, ma che lingua parla? Quindi parlo un giargianese. Un giargianese non è una lingua che si parla in un territorio, nella Giargiania. La Giargiania non esiste. Un giargianese è un'espressione del nostro dialetto che sta semplicemente a identificare una lingua stramba, una lingua strana, una lingua poco conosciuta, una lingua incomprensibile, una lingua streusa. Quindi parla streus, anche streus è un altro, come dire, un'altra espressione. Streus probabilmente deriva da astruso. È ipotizzabile che il termine streus possa derivare da astruso. Quindi quando uno parla una lingua che non si capisce, quando dice qualche cosa di strano, di incomprensibile, si dice che parla un giargianese, quindi, o streus. Esiste anche tipo streus, quindi un tipo streus, come dire una persona strana, originale, magari pure un po' sciambalegna. Ma qui ci tuffiamo su un altro canale, diciamo così, di stramberie, di stranezze, tutte sannicandresi, sulle quali magari torneremo in una delle prossime puntate.